Buongiorno, mi chiamo Andrea Rebuzzi, sono un Field Application Engineer di Ascom Technologic e mi occupo dello sviluppo di applicazioni per la linea dei sistemi programmabili. Nelle puntate precedenti abbiamo visto l'ambiente OpenPCS, abbiamo creato un primo progetto e abbiamo visto come configurare il nostro Nanopark tramite Wizard Tool. In questo video andiamo a configurare il progetto per creare la nostra applicazione. L'obiettivo è quello di creare un programma che include un regolatore PID sul quale vogliamo poter intervenire tramite un pannello HMI esterno. Generalmente, l'implementazione di un regolatore PID nei PLC è un'operazione abbastanza lunga e laboriosa, che può richiedere anche diverso tempo, in quanto gli algoritmi sono complessi e le variabili utilizzate sono molteplici. Con il Nanopark invece abbiamo diversi template messi a disposizione nei progetti che rendono il compito decisamente più semplice. Apriamo OpenPCS per iniziare subito con il nostro progetto. Se non è già aperto, selezioniamo il progetto dal menu Project Open. La prima cosa da fare è configurare gli ingressi del nostro sistema. Nel nostro caso abbiamo un solo segnale in ingresso, il sensore di temperatura 0,10 V che avevamo configurato nel video precedente tramite il Wizard Tool. Sfogliamo il progetto. Dalla cartella Application apriamo il primo file. Qui troviamo una gestione già piuttosto completa dei segnali d'ingresso che ci serviranno per realizzare il nostro regolatore. Il linguaggio utilizzato in questo caso è il CFC. Per chi non fosse già pratico con questo linguaggio, la struttura è molto semplice. Guardando l'editor, sulla sinistra, troviamo le variabili d'ingresso. Nella sezione centrale troviamo i blocchi funzione. A destra le variabili di uscita. I collegamenti tra gli oggetti vengono realizzati tramite linee. Per il nostro programma possiamo utilizzare il primo blocco messo a disposizione. Le variabili per utilizzarlo sono già dichiarate e connesse al blocco. Quest'ultimo è composto da l'enable del blocco, il numero dell'ingresso analogico dove abbiamo connesso il nostro sensore, in questo caso l'1 rappresenta il primo ingresso analogico, l'ingresso conv che permette la conversione di gradi centigradi a gradi Fahrenheit, un tempo di filtraggio del segnale in secondi per eliminare eventuali variazioni non desiderate, un offset di correzione del valore in ingresso in caso dovessimo fare correzioni al valore acquisito, out high e out low rappresentano invece il range di valori per cui verrà scalato il nostro segnale. In uscita, out è il valore nella scala che abbiamo appena definito tramite out high e out low, rappresentato dal valore attuale del segnale d'ingresso. Questo task è già in grado di funzionare senza scrivere nemmeno una riga di codice. Per attivarlo, clicchiamo sul nome con il tasto destro e selezioniamo Link to Active Resource. L'operazione di linking va eseguita su tutti i task che intendiamo utilizzare nel nostro programma. Sfogliando il nostro progetto, sempre nella cartella Application, troviamo il file example-single-pid.cfc. Apriamolo e troviamo un regolatore PID a singola azione già configurato con tre tipi di uscita: TPO, analogica e servo. Possiamo cancellare le due che non ci servono o semplicemente non utilizzarle. Anche per questo blocco, le variabili sono già predisposte. Le definizioni delle variabili si trovano nella cartella Global Variables Application Direct Vars. Facciamo doppio clic su Application Direct Vars. Qui possiamo dichiarare le variabili con cui vogliamo interagire direttamente via Modbus. Il Nanopack offre la mappatura diretta di due sezioni di memoria su due slave Modbus, slave 1 e slave 2. Nel nostro caso, utilizzando il Modbus su TCP, utilizzeremo lo slave 2. Le variabili che troviamo in questo file, infatti, partono già dall'indirizzo 11.128, che corrisponde al registro 500 dello slave 2. Ci basterà quindi riportare i numeri di registro corrispondenti nel master per iniziare immediatamente a scambiare i dati. Per questo motivo è buona norma riportare il numero di registro Modbus a cui corrispondono le singole variabili nel commento a fianco alla dichiarazione, come vedete qui. Se volessimo dichiarare una nuova variabile da utilizzare esternamente, basterà digitarne il nome e utilizzare uno degli indirizzi pari liberi nell'area slave 2. I registri Modbus sono registri a 16 bit. Dovremmo quindi tenere a mente
che i tipi di dato a 16 bit come gli int e le word utilizzeranno un registro, mentre i tipi a 32 bit come real e double int ne utilizzeranno due. Completata questa operazione, possiamo procedere alla compilazione. Clicchiamo su Build Active Resource. Eventuali errori vengono segnalati nell'area in basso. Se non ci sono segnalazioni, possiamo collegare il NanoPack tramite cavo Ethernet e fare il download dell'applicazione semplicemente andando online tramite l'apposito pulsante. Cliccando poi sul triangolo rosso, viene avviata l'esecuzione del programma. Il programma è in esecuzione, è ora possibile guardare ed eventualmente modificare i valori delle variabili ed eseguire il debug tramite breakpoint. Nella prossima puntata vedremo come configurare il pannello HMI per interagire con il NanoPack. Grazie di averci seguito, speriamo che questo video vi sia stato utile. Se volete maggiori informazioni contattateci o lasciate un messaggio nei commenti qui sotto. Arrivederci!